Ti sei mai chiesto se sei più veloce o più resistente? Ognuno di noi è più predisposto per correre distanze brevi o lunghe. Questo dipende molto dalla nostra fisiologia, dal tipo di fibre che abbiamo e da come abbiamo svolto gli allenamenti nel corso degli anni. Sarebbe molto interessante capire se siamo più orientati alla velocità o alla resistenza. Questo ci permetterebbe di scegliere il tipo di gare più adatte a noi e anche capire dove poter lavorare per migliorare. A tal proposito, in questo video condividerò un protocollo sviluppato da Chris Hinshaw, uno dei coach di endurance più capaci e brillanti del panorama mondiale. Questo test ci permette di valutare se la nostra attuale preparazione sia più orientata alla velocità o alla resistenza. Prima di parlarti di questo test, bisogna fare un passo indietro, partendo dalla formula di Riegel, uno studioso e ricercatore americano che negli anni 70 studiò l'andamento di diverse discipline, tra cui il podismo, per ricavare appunto una formula che permettesse di predire il tempo su una determinata distanza. Conoscendo il nostro tempo su una determinata distanza e applicando la formula, potremo ottenere una stima su una distanza differente. Ovviamente più la distanza sarà lunga e più saremo costretti a rallentare. Per questo motivo la formula prevede un indice chiamato fattore di fatica che permette di degradare il risultato con l'aumentare del tempo. Il fattore di fatica utilizzato da Riegel è 1.06, che negli anni si è visto efficace per distanze tra i 5 km e la maratona. Mentre per previsioni su distanze brevi o su distanze più lunghe questo coefficiente non è più attendibile. E qui torniamo a Chris Hinshaw. Negli anni ha raccolto dati per stimare quale fosse il coefficiente più attendibile tra due distanze, una di velocità, i 400 metri, e l'altra di resistenza, il miglio. Da questi dati ha ottenuto una statistica su oltre 6.000 soggetti, tra cui sportivi, atleti di crossfit e runners, di diversa età e livello di fitness. Da questa statistica è emerso un indice di fatica completamente diverso da quello di Riegel. Infatti tra i 400 metri e il miglio il coefficiente medio è pari a 1.21. Per farla breve, se prendiamo il nostro tempo sui 400 metri e quello sul miglio e li rapportiamo, se il nostro indice di fatica sarà superiore a 1.21 saremo più orientati alla velocità, mentre se l'indice di fatica è inferiore saremo più portati alla resistenza. Ora, dopo questo dovuto preambolo, andiamo in pista per fare un esempio pratico, prendendo me come cavia. Eccoci qui per i test, ho già fatto una parte di riscaldamento generale, ora qualche allungo, qualche andatura e poi sono pronto per correre forte. Metri andato, 3 minuti per un recupero completo e poi andiamo col miglio. Anche il miglio è andato, ora un po' di calcoli e ragionamenti. Prima di addentrarci nei calcoli, se ti sta piacendo questo video ti chiedo di mettere un mi piace e di aiutarci a far crescere questa community. Dalle statistiche del canale abbiamo notato che circa un 50% non è ancora iscritto. Per noi è davvero importante far crescere il numero degli iscritti del canale, così da consentirci di continuare a fare contenuti tutte le settimane. Quindi se non sei ancora iscritto, mi raccomando, clicca sul bottone qui in basso per restare sempre aggiornato su tutti i nuovi video.
Veniamo al test. Per ricavarmi il coefficiente di fatica utilizzo un sito web che dispone già di una tabella per questo calcolo. Ovviamente ti lascio il link in descrizione. Ora vediamo insieme come procedere. Come prima cosa dobbiamo cancellare il coefficiente preimpostato all'applicazione. Successivamente sul primo tempo mettiamo 400 metri e il tempo in secondi. Sulla seconda distanza metteremo un miglio e il tempo in minuti e secondi e su predicted time metteremo un chilometro. E voilà, ecco il nostro coefficiente di fatica. Io, come immaginavo, sono molto più condizionato sulla resistenza e infatti il mio indice di fatica è pari a 1.153 ed è molto più basso rispetto alla media. Come accennato all'inizio del video, questo test, oltre a dirmi dove sono più preparato, mi permette anche di comprendere su quali aspetti poter impostare gli allenamenti per migliorare la mia capacità aerobica. Spero che questo video ti sia utile per valutare il tuo livello prestativo. Mi raccomando, scrivimi qui sotto nei commenti le tue considerazioni e i tuoi risultati dopo aver eseguito il test. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!